Ciao a tutti, cari amici di bicidastrada.it. Oggi un ospite di eccezione, sono in Specialized Italia, Fabio Aru. Ciao a tutti. Ci siamo trovati quasi casualmente qui nella sede italiana di Specialized. È un'occasione per noi per appunto chiedere a Fabio come è cambiata la sua vita da quando ha appeso la bici al chiodo e soprattutto da quando ha scoperto la Specialized Ethos, che mi giunge voce ti sia piaciuta molto. Parecchio, parecchio. Vai, innanzitutto la passione per la bici continua a far parte delle mie giornate, del mio percorso, delle mie collaborazioni, delle mie attività, di questo ne sono molto contento. In un post che feci lo scorso agosto, quando appunto annunciavo la fine di quella che era la mia carriera professionistica, scrissi appunto che la bici non l'avrei tenuta in garage. Così è stato. Insomma, ho avuto la possibilità di tornare a far parte della famiglia Specialized, quindi questo per me è una grandissima soddisfazione. Sono molto grato a loro per questa opportunità. Sto avendo la possibilità di fare appunto con Specialized vari eventi, di riutilizzare insomma i mezzi che insomma con cui ho iniziato la carriera, come magari la mountain bike. Ecco, parliamo. Scusate, parlando di Specialized, vorrei cogliere l'occasione per presentare un signore che la Specialized l'ha inventata. Vi lascio, io non c'entro niente qua in mezzo, ma scusate, una spoilerata di Mike Singer di Specialized Italia. Fortuna elettrico. Scusa Fabio, non volevo disturbarti l'intervista, ma. Un piacere. Succedono anche queste cose in Specialized Italia. Ecco, sì, va Il bene. signore qui di fianco a me è Mike Siniart, che è il fondatore di Specialized nel 1974. Dico due parole in inglese. Mike, you are the founder, you are specialized in person since Yes. 1974. Yes, before people were born. Many people, yeah, compreso me fra l'altro, quindi molto molto tempo fa. Era più giovane qui o più giovane adesso? Non so, Riusciamo ad inquadrarlo, non so se si vede. Yeah, long time ago. It's great to be here with all of you, and Armando and his team have done such a great job here in Italy, for sure. And Fabio, it's good to see you Thank you. after all these years Thank watching you. you. Te lo porto via, Noi, Mike. sì, grazie, grazie Mike, grazie mille. Thank you, Mike. Ciao Fabio. Ciao Ciao. bello. Questa sarà proprio una carambata, diciamo. E torniamo un attimo al discorso con Fabio. Fabio, quindi parliamo di bici da strada, parliamo di mountain bike, ma c'è anche il gravel a quanto sembra. Quindi diciamo un po' la bicicletta a tutto tondo. Esatto, sì, anche il gravel sta entrando, insomma, a far parte sempre più insistentemente, insomma, del ciclismo, del mondo del ciclismo, quindi anche a me piacerà, insomma, l'idea di Certo. utilizzare la bici gravel, di partecipare, insomma, a chi lo sa degli eventi, quindi questa è una bella cosa, riesco appunto a usare tutte le varie bici, come parlavi tu, dalla Ethos alla Crux alla Epic da mountain bike. Quindi questa è una cosa bella che mi dà tanto stimolo e mi permette appunto di partecipare a eventi diversi rispetto a quelli a cui partecipavo da professionista, come possono essere anche gli eventi amatoriali, quelli che logicamente è Certo. da ricordare, mantengono l'ambiente, perché grazie agli amatori appunto anche il mondo dei professionisti va avanti. Chiaro. E quindi è bello, insomma, poter interagire per me insomma, con chi per parecchi anni, parecchi, non tantissimi, una decina d'anni mi ha visto magari solo in televisione. Allora, qui c'è una domanda che secondo me molti si stanno facendo. Quanto a Fabio Aru manca l'agonismo, quello vero, quello dei pro? Quanto ti manca, Fabio, quel mondo? Ma onestamente, non lo dico, insomma, non è una frase fatta, continuo a seguire in TV. Quando riesco appunto le gare dei pro, però appunto partecipare a una competizione onestamente non mi manca, anche perché cioè, ho l'occasione adesso ci pensavo ieri mattina, ho fatto un'uscita, questo è un piccolo aneddoto, ho fatto un'uscita alle 6 del mattino, perché comunque sia adesso fa tanto Caldo, caldo, fa quindi, caldo. e quindi uscire un po' prima al mattino ti permette uno di comunque sia avere la possibilità di vedere dei panorami che magari al pomeriggio o alla sera non hai l'occasione. E poi di pensare anche, passavo, appunto, ho fatto un giro, sono partito da Lugano, sono andato verso Chiasso, Cernobbio, al lago di Como, mi sono fermato ad Argenio a prendere un caffè con un amico.
e appunto rimane, cioè, passando anche tutto nelle strade lungo il lago di Como, restavo, come dire, sai, particolarmente, cioè apprezzavo particolarmente quelli che sono gli scenari e i vari posti che abbiamo la possibilità di vedere, però quando ero professionista non avevo la possibilità di fermarmi, distogliere lo sguardo, di distogliere lo sguardo, perché logicamente il professionismo, insomma, c'hai la tua tabella di allenamento, i lavori, certo, specifici, i lavori in salita, quindi il tuo percorso è anche, cioè lo devi organizzare in base a quello che sarà il tuo allenamento. Invece adesso c'ho il tempo di fermarmi, il tempo di fare una foto, il tempo veramente di godermi quello che è il paesaggio, ed è una realtà nuova e diversa per me. Che mi sta piacendo parecchio. Ah, quindi... Diciamo che è quello che è un po' il ciclismo per tutti quanti noi esseri non ex pro, neanche professionisti. E Fabio, puoi raccontarmi, descrivermi un po' quella che è la tua giornata tipo adesso in questa nuova fase della tua vita? Ma sì, cambiano da giorno a giorno. Diciamo che ho insomma, un calendario molto flessibile a dipendenza degli impegni che ho da fare. Logicamente cerco, e questo non lo nascondo, di ritagliarmi quelle 4-5 volte alla settimana per far sport. La maggior parte dello sport che io faccio è il ciclismo, quindi dalla bici da strada, alla mountain bike, al gravel, insomma, è sempre bici. In più ho iniziato, da quando ho smesso di gareggiare, a correre un po' a piedi, magari una volta a settimana la dedico alla corsa a piedi, però non tutte le settimane. Logicamente il mio hobby principale è sempre la bici. In più, vabbè, la famiglia, logicamente. Ho più tempo da passare insieme a loro, ho più tempo magari anche di andare ogni tanto al parco con la mia bimba, ho più tempo da passare in Sardegna, mentre negli ultimi 15 anni tornavo in Sardegna per 10-15 giorni all'anno, adesso per, diciamo, un mese e mezzo all'anno, certo, due mesi riesco a stare lì, a passare del tempo con i miei cari, e poi insomma una serie di progetti che ho in mente, dalla mia academy a un po' anche pian piano mi sto avvicinando a quello che è il settore immobiliare, però sono tutte cose per cui ho bisogno di tempo e quindi di investire anche del tempo, certo, per, certo, capire. Logicamente per tanti anni ho corso in bici e quindi ho tantissimo da imparare in quella che è la vita normale. Certo, certamente. Fabio, torniamo un attimo al mondo dei professionisti. C'è qualche suggerimento, indicazione basata sulla tua esperienza che tu vorresti dare ai pro di adesso, fondamentalmente, cioè errori da non commettere? Ma sì, logicamente negli ultimi anni, negli ultimi mesi anche, ho avuto modo di pensare spesso a quella che è stata la mia carriera, a quelli che sono stati degli errori anche che hanno segnato significativamente, questo è il bello, insomma, abbiamo capito. Hanno un po' segnato quella che è stata la mia carriera, nessun rimpianto, però logicamente l'hanno segnata. Uno di questi è che certe volte la voglia di fare nello sport, magari nella vita è un po' diverso, perché logicamente, insomma, più ti gratifica di più, però nello sport quando c'è tanta voglia di fare certe volte rischi di strafare, per esempio, sì, negli allenamenti, sì, nella programmazione. Io ho avuto degli anni in cui magari sono voluto, per questa voglia di fare, ho voluto, non dico anticipare i tempi, ma cercare di rientrare il prima possibile. Questo non ha giovato delle mie performance. Adesso invece mi rendo conto nella vita normale che certe volte magari mi capita di arrivare a fine giornata per degli impegni, dei progetti eccetera che ho, a fine giornata di andare a letto a mezzanotte, l'una, le due, l'indomani mattina essere in piedi alle sei e, diciamo, per quello che sto facendo, quello che sto facendo adesso in questa nuova vita, che non è, in cui la performance fisica, certo, non è importante, mi accorgo che non mi crea niente, anzi mi porta di più rispetto a quello che mi toglie. Invece nel ciclismo questa è stata una cosa che mi ha segnato. Poi logicamente, sai, bisogna sempre cercare di trovare anche nel proprio percorso le persone giuste. Io sono grato a tantissime persone che ho conosciuto, alcune un po' meno, però quello fa parte anche del percorso di ognuno di noi. Che dire, per il resto quello che sto vedendo, questa è una mia analisi, logicamente, un mio parere, certo, personale, che sto vedendo è che negli ultimi anni anche il livello si è alzato tantissimo,
e quelli che stanno andando più forte sono atleti che vengono dalla multidisciplina, atleti che vengono dalla mountain bike, dal ciclocross, dalla pista. Ci sono stati alcuni anni, gli anni in cui ero dilettante, in cui si pensava che fare multidisciplina potesse portare a niente, nel senso che chi faceva strada doveva far strada, d'inverno doveva staccare, invece adesso si è visto. Io per esempio ero uno di quegli atleti che veniva dal mountain bike e il ciclocross d'inverno per poi fare la stagione su strada d'estate. Ho avuto la fortuna negli under 23 di, grazie a Olivano, insomma alla Palazzago, la mia squadra da under, di farlo. Poi logicamente sono passato professionista e entri in quella che è la routine del professionismo su strada. Invece secondo me adesso spingere sulla multidisciplina, anche nel periodo invernale, fare quelle, magari non per tutti, però per alcuni atleti, fare quelle 3-4 gare di ciclocross, o anche nel periodo estivo, magari nel periodo dove non ci sono tante gare su strada dove devi puntare, penso a luglio, partecipare a qualche marathon in mountain bike, secondo me, perché no, a un professionista possono portare dei benefici, anche perché se vediamo i vari Van Aert, i vari Pidcock, cioè Pidcock, campione del mondo di ciclocross, olimpico in mountain bike, ha vinto la tappa al Tour de France, cioè questi sono degli esempi palesi, quindi bisogna prendere spunto, non è, secondo me non bisogna dire ma quello è un talento, che okay, è un talento, però assolutamente di fare un talento, però e quindi questo è il mio parere personale, quindi anche io negli anni, per esempio negli anni, i primi anni da pro, magari, che ne so, avrei dovuto continuare a fare qualche gara di ciclocross, perché l'ho visto l'ultimo certo. anno quando sono tornato, il primo anno in Quebec, quando sono tornato appunto a partecipare a qualche gara di cross, mi sono divertito, quindi variare non è un male. Assolutamente. E, diciamo, nel tuo futuro adesso, come dire, agonista, se vogliamo, amatoriale, ci sono anche le gare di mountain bike, da quello che mi sembra di capire. Ma allora, si è un po', diciamo, fantasticato su questa, insomma, sulla possibile partecipazione mia magari a una Cape Epic. Non lo nascondo, la Cape Epic è una di quelle gare che in futuro mi piacerebbe avere la possibilità di fare, quindi questo l'ho segnato, ho messo la croce su questo appuntamento. Da qui al fatto che io possa tornare a fare delle competizioni mountain bike a livello competitivo, ora come ora lo escludo, nel senso che sono contento così. Mi fa piacere, come ho fatto ultimamente, ho partecipato con Specialized ad alcuni eventi come la Hero, come la Gran Fondo Sestriere, come la Sietta, come la Mont Blanc, parteciperò alla Trevali Varesine, la Gran Fondo Trevali Varesine, quindi partecipare, essere presente anche il giorno prima negli stand, fare delle foto, fare due chiacchiere con i partecipanti, con i tifosi, questa è una cosa che voglio fare, però la competizione per adesso, insomma, la teniamo lì, la teniamo lì, mai dire mai nella vita, però per adesso no. Senti Fabio, voglio farti una domanda che riguarda soprattutto i giovani, le persone che proprio appunto i più piccoli di età che approcciano al mondo della bici. Secondo te qual è l'età giusta per cominciare a fare, come dire, a prendere la bicicletta sul serio a livello agonistico? Ma guarda, io ti dico, ho creato da qualche anno nel mio paese la Fabio Aru Academy, perché mi piaceva proprio dar la possibilità di che ci fosse nel mio paese un allenamento, certo, per chi voleva andare in bici, perché io ricordo che quando ho iniziato ad andare in bici io avevo sui 12-13 anni. Ero già un po' più grandetto, però ho iniziato da solo, quindi ho creato questa cosa per far sì che i ragazzi, ora ho 50 ragazzini dai 6 ai 12 però, anni, avessero una struttura ad hoc, quindi ci sono un paio di allenamenti a settimana per categoria, poi la gara del sabato / della domenica. Non c'è un'età, secondo me, insomma, non mi sento di dire inizia a 6, inizia a 10, inizia a 12. Logicamente, secondo me, i primi anni devono essere degli anni in cui lo spirito di andare in bici debba essere solo lo spirito del divertimento, lo spirito della sì, fare un allenamento in bici, fare quella che è una gincana, una garettina, però sai, con uno spirito proprio di divertimento, di gioco, ecco, non insomma di gioco, anche da parte dei genitori logicamente ci deve essere questa comprensione.
È logico, io sono uno sportivo da quando ho 5-6 anni, perché ho iniziato col tennis, col calcio, quindi sono sempre stato uno sportivo. È bello, ti dico la verità, io l'altro giorno sono tornato a casa con una biciclettina per la mia bimba ha 2 anni e mezzo, una biciclettina con le rotelle, mi ha fatto piacere vederla e che è riuscito, cioè nel senso insegnarle a fare, certo, a dare insieme alla mia compagna, a dare i primi colpi di pedale, questa è una soddisfazione immensa, quindi... Insomma, quando hai 2-3 anni potresti potenzialmente salire sulla bici, però l'importante secondo me è sino alla categoria junior under 23 che venga preso proprio come un gioco, ecco. Poi logicamente adesso si parla sempre che l'età media insomma si è accorciata, che a 18 anni, 17 anni, se non sei già super forte, se non sai già tot watt per chilo, non sei tra virgolette sei nessuno, fuori, però diciamo. Questo secondo me no, perché nel senso ci sono dei fisici che maturano dopo, certo. Quindi logicamente sai, la tecnologia come i potenziometri eccetera eccetera giovano, perché il mondo va avanti, è giusto così, però insomma, con calma, ecco, secondo certo. me ci vuole calma, farlo come divertimento e poi tanto se devi emergere. Assolutamente d'accordo, Fabio. Ok, Fabio, grazie mille di questa interessantissima chiacchierata, sono grazie sicuro che anche chi ci sta guardando la riterrà tale. Fabio, noi speriamo di vederti in bici presto da qualche parte, Gran Fondo, Tre Valli, insomma ce ne sono tante. Mi devo cambiare adesso, per 5 minuti. Dobbiamo partire, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grande.